Oltre a Piazza del Campidoglio, l'altro fronte caldo degli agricoltori a Roma è al Circo Massimo, dove in attesa del corteo dei trattori per il presidio organizzato dai comitati riuniti agricoli si sono radunati un centinaio di rappresentanti del movimento di protesta. Diverse le bandiere italiane, i cartelli con scritto "Senza agricoltori mangerete immondizia" o "Senza agricoltori niente cibo sano". Delegazioni arrivate da tutta Italia. In piazza anche Domenico Venuti, sindaco di Salemi. Siamo qui per sostenere le istanze dei nostri agricoltori perché le loro ragioni sono le ragioni, credo, un po' di tutti i cittadini che si ritrovano a vedere aumentare il costo dei prodotti agricoli e allo stesso tempo ai nostri agricoltori non entra nulla, con un impoverimento di territori vocati all'agricoltura che stanno in ginocchio. Bisogna intervenire e in fretta a partire dalle politiche dei prezzi. A manifestare anche tanti cittadini in segno di solidarietà con gli agricoltori. La colpa è del potere sovranazionale che vuole distruggere in particolare l'Italia, perché essendo il paese migliore del mondo, con la cucina migliore del mondo e anche l'artigianato migliore, ce l'hanno con noi, ci vogliono distruggere. Ma hanno trovato un grande ostacolo che siamo noi, il popolo, perché l'Italia non è chi ci comanda, siamo noi e vogliamo il nostro paese nelle nostre mani. Noi siamo con gli agricoltori perché ci salvano noi, mangiamo grazie a loro e l'aria se è pura grazie a loro perché coltivano la terra e pensano alle piante e ossigenano la terra. È inutile che ci vanno a raccontare tutte quelle balle che stanno dicendo in giro. Viva gli agricoltori, viva tutti coloro che lavorano per noi.